Ma alla squadra do un 8 pieno, perché, ripeto, non era affatto semplice ripartire praticamente da zero, con tanti giocatori nuovi, costruendo un qualcosa di completamente diverso rispetto all'anno scorso sul piano tattico, sul piano del gioco, e non è mai semplice. Di solito si raggiungono determinati livelli anche di qualità di gioco dopo un progetto abbastanza lungo, almeno di un paio di anni. Invece questa è una squadra che è riuscita subito dalle prime giornate a fare tanto di buono sul campo, sotto il profilo tattico, facendo tanti errori ovviamente, perché ne abbiamo commessi tanti, ma avendo una crescita abbastanza costante nel tempo. Quindi un voto altissimo alla squadra. Io preferisco non darmi un voto, preferisco che gli altri lo diano a me. Io quello che posso dire è che ho messo tutto me stesso, il massimo impegno per cercare di trasmettere quelle che sono le mie idee, e il merito è dei ragazzi che hanno saputo recepire bene il mio modo di vedere il calcio. Eh no, vabbè, fa immenso piacere ricevere complimenti, tra l'altro, dai due tecnici primo e secondo in Serie A, quindi vuol dire che ce li prendiamo molto molto volentieri, e da un tecnico come Gasperini, mi sembra che ha fatto anche delle dichiarazioni, un tecnico forte come lui, perché sono tra i tecnici che ho sempre stimato. Il primo l'ho avuto, Allegri l'ho avuto come allenatore, anche se io ormai ero a fine carriera, anzi non mi hanno mai fatto giocare, quindi giustamente. E, però insomma fa piacere, perché vuol dire che vedono a livello tecnico, e non solo da tifosi, un lavoro che c'è dietro, e quindi fa un immenso piacere. Ma se tutti danno per favore di pescare, è perché vedono nel pescare determinate qualità. Se voi chiedete a me chi do per favorito, anch'io vi dico il Pescara, perché credo ciecamente nei miei ragazzi. Credono ciecamente nel lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento, ma questo non vuol dire assolutamente peccare di presunzione, non vuol dire che vinceremo sicuramente, vuol dire che ci crediamo fortemente. Allo stesso tempo sappiamo perfettamente che non c'è una favorita, che sarà veramente durissima contro qualsiasi squadra, e ce la giocheremo fino in fondo, però noi crediamo in quello che abbiamo fatto fino a questo momento e crediamo in quello che possiamo fare. Poi ci vorranno anche tante altre componenti, Non l'ultima, la fortuna, guarda la fortuna, che non andiamo, scusa. che fanno sì che poi magari si possa concretizzare qualcosa di importante.